direi bene, il primo giorno, la prima gara di apertura l'ha vinta, posso dire che è un inizio molto positivo. In Piazza di Siena, questa edizione come ti sembra ieri la Coppa delle Nazioni? Ma direi, intanto parliamo di come è stata organizzata e strutturata, avendo oggi un secondo campo. E devo dire che ha dato una svolta veramente grandissima, sia per la possibilità di poter ospitare anche più cavalli, e nello stesso momento di dare anche un'importanza al campo, di mettere delle gare veramente importantissime per il campo, che anche per il fatto che essendo nuovo si è diventato un attimino rischio per non sapere come poteva assicurare ai cavalli la tenuta, molto bene. In più, la Coppa delle Nazioni ieri, penso che non c'è solo l'orgoglio di averla vinta. C'è stato 10 giorni prima un attimino di preoccupazione perché pensavano a qualche binomio si è perso per la strada per vari motivi, e sono riusciti lo stesso a creare un gruppo affiatato, positivo, in più il richiamo di Roberto è stato, penso, molto apprezzato dai cavalieri, perché lui è in tutto è un cavaliere, ma è un garista che dà veramente lo stimolo. E questo ha dato la positività di entrare a Roma con delle persone, dei cavalieri, un attimino più presto, come Luca Marzianti, per entrare a fare le gare a Roma, incluso, no? Entrare per fare una Coppa delle Nazioni, e veramente gli ha dato questa carica che gli ha permesso di fare 2 percorsi, direi, più che 8. Oggi è il giorno delle selvarriere, Filippo scende in campo. Filippo scende in campo, sì, con il suo Quidditch, perché qui c'è solo Quidditch per vari motivi, perché oggi il cavallo parte, la Can parte per Lisbona. Entra per il fatto che venne vinto l'anno scorso le selvarriere con un cavallo che aveva una specolarità nel saltare, poi il cavallo grigio porta sempre anche a un richiamo della bellezza, entra per presentarsi e fare anche lui un po' di spettacolo.